Buonasera e benvenuti a tutti a questo nuovo e ultimo appuntamento per il pomeriggio per eh, le conferenze del Festival delle Scienze di Roma. Un benvenuto a tutti a coloro che sono collegati in questo momento online e un ringraziamento ovviamente all'organizzazione del Festival per tutte le eh, competenze e conoscenze che hanno messo a disposizione eh, di tutti i fruitori. Questa sera parleremo di un argomento... Uh, piuttosto interessante. Il titolo della conferenza di questa sera è Neanderthal, un'eredità condivisa. E uh, ne parleremo con Giorgio Manzi. Uh, buonasera Giorgio. Buonasera, buonasera a tutti. Giorgio, per chi non lo conoscesse, è uh, professore ordinario all'Università della Sapienza di Roma, è docente di paleoantropologia, di evoluzione umana e di museologia è membro dell'Accademia dei Lincei, è direttore del Museo di Antropologia Giuseppe Sergi eh, e eh, divulgatore saggista con eh, numerose pubblicazioni alle spalle e avremmo dovuto parlarne anche con Rebecca Rag Sykes, che è un'archeologa eh, e autrice della School of Archeology Classic and Egyptology dell'Università di Liverpool, ma eh, purtroppo c'è stato un problema tecnico in Inghilterra, una forte tempesta. E quindi non abbiamo potuto connetterci con, con Rebecca, ci scusiamo già, uh, già da adesso per questo, per questo disguido, ma um, comunque uh, riusciremo a sicuramente soddisfare tutte le domande che questa specie di cui parleremo stasera, questo nostro cugino così interessante, ci pone. Il, uh, il titolo del festival, lo sapete, è sfide, e uh, vedremo come questa specie ha dovuto affrontare una serie di sfide. Um, diverse sfide di tipo uh, climatico, diverse sfide di tipo anche evolutivo, uh, le ha uh, affrontate in modo molto molto efficace per poi estinguersi uh, qualche decina di migliaia di anni fa. La cosa interessante dal mio punto di vista, io mi occupo di divulgazione della scienza, la cosa interessante è che uh, nonostante Neanderthal sia stata la prima specie scoperta in ordine di tempo, siamo alla metà del, del 1800 uh, e quindi magari potremmo immaginare di eh, saperne davvero tutto, anche perché comunque sono stati trovati molti, molti fossili, molti reperti, più eh, studiamo e più scopriamo su questa specie, più eh, il quadro diventa interessante e eh, anche abbastanza mh, curioso proprio dal punto di vista di chi, di chi se ne occupa. Um, scopriremo per esempio che mh, la loro cultura era molto meno. Eh, Retrograda di come normalmente vengono dipinti, ci sono stati un sacco di stereotipi nel, nel raccontare questa nostra specie cugina che sono stati completamente sorpassati. Questa idea del cugino di serie B, del cugino un po' stupidotto, no? come veniva una volta dipinto il Neanderthal, eh, è stato completamente superato e oggi scopriamo una specie molto, molto interessante da, eh, da studiare. Quindi, io lascerei subito la parola al professor Manzi e poi magari affronteremo qualche curiosità sul finale. Grazie mille Giorgio. Grazie, grazie a te Stefano, grazie a voi, grazie agli organizzatori, sono molto contento di essere qui, quindi grato per l'invito a partecipare al Festival della Scienza nella mia città, anche se parliamo da remoto. Sì, dunque il tema è sfide e una delle sfide forse oltre a quella che i Neanderthal hanno dovuto affrontare nella loro storia è un po' anche quella per noi di raccontarli. Eh, effettivamente abbiamo a che fare con una specie, sorella potremmo dire, eh, molto vicina a noi. Se ci fosse stata Rebecca questa sera con noi, Rebecca Bragg, avrebbe usato la parola kindred, che, che vuol dire proprio esattamente questo, qualcosa di molto simile a noi, ma al tempo stesso qualcosa di diverso. Che è un po' il mistero e il fascino al tempo stesso dei Neanderthal, Nostri fratelli estinti. Un'umanità, ma non esattamente come la nostra, eh, diversi da noi, ma comunque esseri umani. Certamente non peggio, ma nemmeno meglio, semplicemente qualcosa di differente al tempo stesso, di strettamente affine. Un parente prossimo quasi veramente un fratello gemello, però che non c'è più e che ha caratterizzato la sua epoca, il suo mondo, in maniera diversa da come contemporaneamente lo stavano caratterizzando i nostri antenati diretti, cioè i primi sapiens. E questa sfida io cerco di coglierla, anzi quasi quasi condividerei subito il mio schermo. Um, sperando che si veda bene, uh, io questa sfida cerco di coglierla con questo libro che ho appena sfornato per, per i tipi del, del Mulino, e che è appunto una sfida, effettivamente, proprio una sfida, cioè un tentativo di portare a un pubblico quanto più vasto possibile. Il racconto della scienza riguardante queste storie, prima della storia, eh, quella di Neanderthal è proprio appunto questa: una storia che riusciamo oggi con i metodi della scienza a raccontare in grande dettaglio: prima, molto prima di quella storia che conosciamo dai libri di scuola. Eh? Quella storia che è stata raccontata dagli uomini attraverso tradizioni orali, e poi attraverso testi scritti, quindi documenti di chi ha direttamente vissuto quelle storie che ci arrivano dal passato. Qui dal tempo profondo dei Neanderthal ci arrivano non delle storie scritte, tantomeno orali, ma ci arrivano dei documenti, dei documenti che la scienza, dopo 150 anni di storia, una scienza giovane che si chiama paleoantropologia, riesce a raccontare ormai con dei dettagli, a volte che sembrano quasi quelli... Proprio della storia, no? cioè quelli, quelli che, che siamo abituati a sentire raccontare con gli antichi egizi, sumeri o gli etruschi. E questo un po' si prova a raccontare in questo libro che ha questo titolo, L'ultimo Neanderthal racconta, in cui un incontro, mh, beh, poi insomma lasciamo ai lettori <ride> scoprire come avviene questo incontro con un Neanderthal consente di attivare praticamente una sorta di macchina del tempo, che è il sogno no? di tutti noi che facciamo questo mestiere, che andiamo, ci sporchiamo le mani nella terra per ritrovare eh, le tracce di un passato remoto. Comunque abbiamo non tantissimo tempo, quindi vediamo un attimo di inquadrare no? I, i nostri fratelli Neanderthal, questa, questa, questa umanità estinta. Ah, possiamo partire da molto, molto lontano, cioè da molto tempo fa, quando primi, i nostri antenati bipedi cominciano a lasciare letteralmente le loro impronte su, sul suolo del, dell'Africa orientale, e discendenti da delle scimmie antropomorfe, eh, probabilmente brachiatrici, cioè abituate a usare soprattutto gli arti superiori per muoversi negli, sugli alberi, che è una specie di precondizione per tanti modelli locomotori di scimmie antropomorfe attuali, come gli orangutani, i gorilla, gli scimpanzé, ma è anche stata la precondizione per quel bizzarro modo di muoversi sul terreno che abbiamo noi umani, cioè il bipedismo. E da bipedi abbiamo vissuto una, quella che tecnicamente si chiama una radiazione adattativa. Cioè, una diversificazione in tanti generi addirittura oltre che specie, e tra questi, alcuni anche in rapporto a cambiamenti climatici importanti. Che ulteriormente, nel corso degli ultimi milioni di anni, soprattutto intorno a due milioni e mezzo, tre milioni di anni fa, inaridirono le aree orientali del continente africano, bene, questi nostri antenati iniziarono a sfruttare di più e in maniera più sistematica la risorsa alimentare rappresentata dalla carne attraverso una modalità piuttosto poco gloriosa, eh, che è quella dello scavenger, come si dice, no? cioè dello spazzino della savana, però, però per, per necessi, di necessità virtù, come potremmo dire. Insomma, questi nostri antenati iniziano a, a fare il lavoro del macellaio su delle carcasse di animali e nelle stagioni più difficili a nutrirsi sempre più di carne. Il bipedismo prima e questo passaggio a un'alimentazione più carnivora poi eh, hanno rappresentato certamente le premesse di quella storia successiva che è quella de... di... di... Forma che possiamo ormai cominciare a chiamare un, tecnicamente, li chiamiamo ormai Homo con l'H davanti, che sono i protagonisti di tante storie negli ultimi due milioni di anni circa. Non è un tempo lunghissimo eh, dal punto di vista dei tempi geologici, è un tempo però sufficientemente lungo perché in esso possano essere avvenute molte cose, eh, a cominciare da, appunto dall'emerge di, di questo nuovo genere, il genere Homo. Con prime specie, qualcuno sicuramente si ricorderà il binomio latino Homo habilis, no? che, che proprio es rende esplicito il fatto che erano ormai capaci di produrre manufatti in pietra. E i manufatti in pietra del paleolitico sono l'altro aspetto molto importante che caratterizza gli ultimi due milioni di anni, anzi, in realtà erano comparsi già prima, che cambiano nel corso del tempo e caratterizzano i siti preistorici. A questo punto, non più solo dell'Africa, ma anche di aree sempre più vaste, sia del continente africano, sia dell'insieme euroasiatico, no? l'Europa più, 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 più l'Asia. E in tutto questo, quindi, noi vediamo una diffusione dettata da istanze fondamentalmente ecologiche, in ambienti dapprima simili a quelli dell'Africa orientale, da cui. Eh, queste umanità primordiali si erano originate, poi via via sempre più eh, difficili, quindi sempre più delle sfide per tornare al termine del, del nostro festival. E questo ha comportato una varietà, una varietà eh, straordinaria di forme umane, forme umane tutte estinte tranne noi Homo sapiens che qui sono <ride> rappresentate dalle creature dei, dei paleoartisti, questi nostri colleghi a metà tra il morfologo, il paleontologo, il biologo evoluzionista e l'artista appunto, che riescono a riprodurre in silicone dei corpi e soprattutto dei volti di forme umane che non ci sono più, eh, tornando un po' a quel tema che dicevamo all'inizio, no? riusciamo a raccontare delle storie prima della storia e qua riusciamo a raccontare dei volti prima che qualcuno li potesse ritrarre in qualche modo. Queste sono delle, delle rappresentazioni non pittoriche, sono proprio delle foto di eh, modelli imperialistici, come si chiamano tecnicamente. Dei, eh, manichini eh, che però hanno delle fattezze talmente convincenti e talmente coerenti con le conoscenze che noi abbiamo su queste forme umane estinte da rappresentare veramente una galleria di antenati straordinaria che ci descrivono quanto appunto proprio in quella diffusione nel tempo profondo e in uno spazio vastissimo eh, queste forme umane Tendono a differenziarsi tra loro, eh, separate da eh, distanze incolmabili da una singola persona umana o anche da diverse generazioni di uomini di allora, sparpagliati eh, con densità di popolazioni bassissime, perché erano fondamentalmente bande di scavengers all'inizio, poi cacciatori-raccoglitori dopo che si, come dire, spartiscono il territorio, eh, distanziandosi gli uni dagli altri e immersi nella natura come elementi loro stessi della natura. Bene, tra tutti questi nostri antenati e parenti estinti del genere homo ce n'è uno che ci piace particolarmente perché è molto vicino a noi e come diceva Stefano Pappi all'inizio è anche la forma umana estinta che ha battezzato la nascita della paleoantropologia, della scienza delle nostre origini. E questa umanità è appunto quella che chiamiamo Neanderthal o più tecnicamente Homo Neanderthalensis, una denominazione eh, proposta nel 1864, un, meno di dieci anni dopo la scoperta del primo scheletro nella valle omonima, quella in Germania vicino a Düsseldorf, appunto Neanderthal. E proprio Homo Neanderthalensis è l'espressione in latino che corrisponde a quella parola che avrebbe usato Rebecca Wragg se fosse stata oggi qui con noi, cioè Kindred. Effettivamente Homo, esattamente come noi, Homo sapiens, ma al tempo stesso qualcosa di diverso. Un'altra specie, un'altra forma umana, molto simile a noi, anche per esempio dal punto di vista del volume encefalico, ma anche molto diversa da noi per tanti aspetti. Loro avevano un grande cervello, guardate questa calotta che rappresenta appunto il primo reperto uh, di questa specie, il rappresentante ufficiale della specie Homo Neanderthalensis, è la calotta cranica di un individuo che aveva un cervello grande come il nostro, quindi molto grande, ma al tempo stesso accolto in un'architettura, vorrei dire... Eh, ossia molto diversa dalla nostra con questi grandi rilievi su questo cranio allungato un po' come quello di eta beta rispetto a quello di topolino per chi è appassionato di Walt Disney i neanderthal sono una forma umana eh, del pleistocene medio superiore eh, detto in termini tecnici eh, diciamo che la loro origine risale a qualcosa circa 300.000 anni, ma non è chiarissimo l'epoca dell'origine, perché i Neanderthal fluiscono come gradualmente dalla specie precedente. Per cui è difficile mettere una barriera netta tra la forma umana di prima, Homo edelbergensis, e la forma umana, diciamo, Neanderthal matura, cioè Homo neanderthalensis. Ma quello che sappiamo per certo è che 40.000 anni fa, hanno più, hanno meno, si estinguono avendo però nel frattempo anche, potremmo dire così, colonizzato, essersi diffusi su un orizzonte geografico ben più ampio di quello solo europeo, perché come si vede da questa bella ricostruzione di Fabio di Vincenzo, eh, abbiamo, raggiungiamo il Vicino Oriente, ne anche la Siberia, la regione dei Monti Altai, che è quella un po' al confine tra, tra la Siberia, appunto, la Mongolia e la Cina. Quindi una specie umana settentrionale eh, adattata ai climi anche molto freddi anche se molti indizi ci dicono che quando poi calavano davvero le glaciazioni come nell'effetto grafico di questa slide beh i neanderthal soffrivano parecchio eh, gli effetti no, di questo avanzare dei ghiacci tanto da contrarsi eh, verso il sud verso le penisole mediterranee l'Italia stessa e ad avere come delle vere e proprie crisi eh, demografiche associate a quelle ambientali. E questo, vedrete, tornerà sul tema poi dell'estinzione dei Neanderthal in qualche modo. I Neanderthal eh, sono una forma umana eh, assolutamente unica, unica, veramente particolare. Chi diceva, a metà del secolo scorso, a metà del Novecento, chi diceva che un Neanderthal sarebbe stato facilmente riconoscibile, confuso tra la folla della metropolitana di New York, secondo me si sbagliava di grosso. Perché un Neanderthal, invece, se gli leviamo il cappello, che gli era stato messo in testa in questa specie di macchietta, eh beh, un Neanderthal ha delle caratteristiche assolutamente uniche. Non c'è un essere umano al mondo, oggi siamo quasi 8 miliardi, che abbia quelle caratteristiche lì. E non c'è neanche nessun'altra forma umana precedente che abbia quelle caratteristiche. Quindi, i Neanderthal, visti dalla prospettiva della morfologia del cranio, sono veramente un'umanità unica. Adesso non abbiamo purtroppo tempo per descrivere questa morfologia, ma si vede subito: a sinistra c'è un Neanderthal, a destra c'è un Sapiens, e si vede subito quello che dicevo prima, io scherzando, parlando di Eta Beta e Topolino, insomma, c'è cioè questa, questa conformazione. A palla da rugby del, del, della scatola crania di un Neanderthal e questa conformazione a palla da football di, di un, un cranio umano moderno, e questo non è soltanto un fatto così eh, estetico, diciamo così, non è un, 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 uno stile di carrozzeria come un'automobile, ma è proprio qualcosa che caratterizza profondamente l'una e l'altra umanità anche dal punto di vista del contenuto di questa scatola cranica, cioè dal punto di vista cognitivo, le capacità eh, nascoste in due grandi cervelli che producono pensieri, azioni diverse. I Neanderthal erano diversi da noi anche dal punto di vista del, di quello che noi chiamiamo tecnicamente il post-cranio, cioè tutto lo scheletro sotto al cranio, dalla, dalla prima vertebra cervicale alla punta dei piedi. Se voi guardate questi due scheletri rappresentanti appunto di Neanderthal e di un Sapiens, qua in realtà gli ha rappresentato un, un nostro rappresentante di popolazioni che ancora eh, vivono in, in, nella parte meridionale dell'Africa, i Boshimani. Bene, vedete a prima vista sembrano due scheletri umani, cioè sono due scheletri, a tutti gli effetti, sono due scheletri umani. Ma, se poi andate a guardare in dettaglio ciascun elemento e se potessimo averli qui sul tavolo, no? il femore, l'omero, eh, piuttosto che la scapola o il bacino, beh, ci accorgeremmo che oltre al cranio le differenze sono proprio sistematiche. Osso per osso si tratta sempre dello stesso osso di uno scheletro umano, ma è diverso. Ancora una volta Rebecca, se fosse oggi qui a chiacchierare con noi, avrebbe usato la parola kindred, cioè qualcosa di molto simile e al tempo stesso sistematicamente diverso. E poi appunto i Neanderthal, come dicevi tu all'inizio Stefano, avevano, eh, hanno lasciato testimonianze ricchissime del, del loro passaggio sulla Terra per tanto tempo. Eh, per centinaia di millenni in siti all'aperto e molti, di, molti siti in grotta dove si trovano appunto testimonianze abbondanti della presenza umana mh, di questa umanità chiamata homo neandertalensis eh, solo su questa slide potremo parlare per forse qualche ora perché qui nascosti tra tra le pieghe di queste, di queste pagine di, di, di Nature, piuttosto che guardando a quel manufatto litico sulla destra, col suo nucleo, o questa ricostruzione, insomma, storica, classica, di un gruppo di Neanderthal davanti all'imboccatura di una grotta, beh, qui potremmo descrivere appunto lungamente le loro caratteristiche comportamentali, le loro abitudini, eh, le loro strategie di sopravvivenza anche in periodi piuttosto difficili, appunto come quelli glaciali, la loro capacità di produrre manufatti in pietra di un paleolitico, è sempre un paleolitico come quello che aveva debuttato in Africa due eh, milioni e mezzo, tre milioni di anni fa, ma è un altro tipo di paleolitico, è un paleolitico in cui gli archeologi preistorici riconoscono, tanto per cominciare, forse soprattutto... Delle capacità di predeterminazione dell'oggetto finale, quella, quella punta l'évaluante che vedete che si stacca dal nucleo, eh, è qualcosa che viene progettato in anticipo, previsto sin dai primi colpi battuti sul nucleo, e che quindi arriva ad essere prevista e progettata e predeterminata, facendoci capire quanta. Uh, capacità loro avessero di costruire veramente come se fosse la sintassi di un discorso un, un, uh, un prodotto litico. E poi Neanderthal, come si vede in basso nella copertina di Nature, anche, ci hanno lasciato anche delle testimonianze di cultura uh, non legata alla mera sopravvivenza, no? quindi barlumi come li chiamo io perché. Poi, quando i Sapiens si esprimono su questo terreno, lo fanno in maniera molto più esplosiva, molto più sorprendente, con l'arte rupestre e spettacolare delle grotte, per esempio, qui in Europa, dell'area franco-cantabrica. Ma i Neandertal comunque, qualcosa del genere dei prodromi, chiamiamoli così, anche se non sono, in realtà, non sono dei prodromi, non sono un preludio, sono un altro modo di. Siamo di nuovo alla parola inglese kindred. Un altro modo di rappresentare un mondo di simboli, un mondo di pensieri, eh, un mondo anche di identità, un mondo estetico, che è appunto veramente molto ben raffigurato da questa vecchia copertina di nature con questi pendagli che formano con una sorta di collana che avrebbero caratterizzato appunto magari il collo di un Neanderthalone, come le penne <coughs> che. Eh, si ritiene siano state estratte eh, da, da grandi uccelli per eh, adornare capelli e corpo come, come sappiamo da un sito eh, proprio qui in italia in valpolicella il sito di fumane che è un sito molto importante e poi le neanderthal dal 1997 conosciamo il DNA cioè la eh, abbiamo imparato, soprattutto l'hanno imparato al Max Planck Institute for Revolution Anthropology di Lipsia, ma poi queste tecniche si sono estese a molti altri laboratori, compresi alcuni qui in Italia. Eh, abbiamo imparato a estrarre da queste ossa, ancorché fossili, ancorché antichissime, il DNA. E abbiamo così aperto un mondo di conoscenza anche qui potremmo parlare per giorni, non solo per ore di quanto ne sappiamo ormai da non molto più di vent'anni, ma ne sappiamo veramente tanto sulle caratteristiche genetiche dei Neanderthal e sul fatto che alcune di queste eh, caratteristiche genetiche o almeno alcuni di questi piccoli elementi del loro DNA, io direi quasi una polvere del loro DNA, è rimasta dentro di noi eh, proprio per quello che qui è rappresentato scherzosamente, cioè queste ibridazioni interspecifiche che riteniamo siano avvenute tra la nostra specie in diffusione e le popolazioni dei Neanderthal e anche di altre specie che erano diffuse in Eurasia. E queste, queste ibridazioni furono delle ibridazioni interspecifiche, per cui non particolarmente frequenti, non fu la fusione di una specie dentro l'altra ma fu però, comportò però l'introgressione di parte, di, 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 appunto una, una sorta di polvere di DNA neandertaliano all'interno del nostro genoma, che portiamo tutti, portiamo tutti, tranne le popolazioni eh, dell'Africa subsahariana, i cui antenati non vennero mai in contatto eh, con, con i Neanderthal, Potremmo dire che gli unici veri sapiens DOC sono loro, eh, anche se potrebbe non piacere a qualche politico italiano, bene, eh, non abbiamo moltissimo tempo ancora. Temo, ma eh, volevamo riservare poi in tutto questo un piccolo spazio ai Neanderthal italiani, eh, perché appunto nel nostro paese abbiamo delle tracce della presenza di Homo Neandertalensis importanti. Ehm, come come questa cartina in qualche modo dimostra. Questi, questi pallini che vedete sulla cartina sono eh, soltanto i siti da cui provengono resti fossili di Neanderthal e dei loro antenati. Se avessimo dovuto fare una cartina con tutti i siti in cui c'è traccia della presenza di Neanderthal e dei loro antenati, sarebbe venuta fuori una cartina col morbillo, cioè sarebbe molto più ricca di. Eh, di di puntini, eh, qui appunto quello che sappiamo è che abbiamo vari siti: alcuni magari semplicemente con un dente, però comunque siti con resti fossili dei Neanderthal e dei loro antenati. E in certi casi invece, particolarmente fortunati, come la grotta di La Malunga vicino a Altamura, abbiamo addirittura un intero scheletro. Tutto questo lo si può trovare. In un catalogo che fu realizzato una quindicina d'anni fa, o anche in una pubblicazione recente che è comparsa su una rivista italiana ancorché internazionale, che vedete lì come Buzzi et al 2021. Ah, c'è un problema di avanzamento delle slide, non c'è più. Eh, uno di questi siti, <coughs> particolarmente importante insomma per la storia della paleoantropologia in Italia è proprio a Roma eh, in quella che negli anni venti 30 era proprio la periferia della città posti dove fuori le mura si incominciavano a fare degli esperimenti di urbanistica moderna come la cosiddetta città giardino e sul monte sacro mh, caro alla storia del dei romani e degli antichi romani eh, oggi eh, sono aree eh, ampiamente all'interno della città di Roma eh, purtroppo quindi anche coperte da strade e palazzi una di queste aree in particolare si chiamava perché ormai il toponimo si è quasi completamente perduto sacco pastore e qui negli anni 30, diciamo così, in particolare nel 1929, viene scoperto per caso da degli operai di una cava, il cranio che vedete qui sulla destra, che consente a Sergio Sergi, il direttore dell'Istituto di antropologia dell'Università Sapienza di allora, di, di affermare che questa scoperta dimostrava che l'uomo visse nel Lazio con i grandi mammiferi estinti del Pleistocene. Cioè, è un po' quello che dicevamo veramente anche noi all'inizio, no? Cioè, una storia prima della storia. Eh, a Roma non ci sono soltanto le vestigia degli etruschi e degli antichi romani e poi dei papi e de, e de, o degli artisti del Rinascimento, a Roma ci sono anche le vestigia, le tracce più che evidenti di un'umanità nel tempo profondo della preistoria. E poi si dà il caso che sei anni dopo nella stessa cava, non più da degli operai, ma da due paleontologi in visita al sito, viene scoperto anche un secondo cranio, un altro Neanderthal a sacco pastore. E questi due reperti sono sicuramente molto importanti perché documentano una fase arcaica della storia dei Neanderthal, eh, come si capì ancora meglio nel 1936 quando venne fatto uno scavo, di cui vediamo qui un'immagine, eh, proprio lì a Sacco Pastore, si vede in lontananza appunto la, la città giardino appena costruita, e, e si capì che appunto questi due crani si collocavano all'interno di un pacchetto sedimentario riferibile a un, uno degli ultimi interglacianti. Si pensò all'ultimo proprio interglaciale, eh, lo stadio isotopico 5, come lo chiamiamo noi oggi tecnicamente, qualcosa di intorno a 120.000 anni fa. Oggi alcuni studi hanno ipotizzato una datazione pari al doppio di questa cifra, eh, qualcosa come 200 o anche 250.000 anni. Non cambia moltissimo dal punto di vista dell'evoluzione umana, però la cifra è certamente più antica e potrebbe appunto avere a che fare con l'interglaciale ancora precedente, cioè esserci ancora una glaciazione in mezzo eh, prima degli eventi successivi. E gli eventi successivi, diciamo così, dell'evoluzione dei Neanderthal in Italia ci portano al Monte Circeo, dove abbiamo, eh, dove, dove questo signore qui sulla destra, Alberto Carlo Blanc, il barone Blanc, nipote di un altro Alberto Blanc, e figlio di un certo Gian Alberto Blanc che con una dinastia di, eh, di personaggi molto interessanti a cavallo tra 800 e 900 a Roma e e lui in particolare sviluppa una scuola proprio di paleoantropologia e soprattutto si rivolge alla pianura pontina dove nella seconda metà degli anni 30 si stavano facendo le bonifiche eh, per eh, Appunto per asciugare le paludi pontine e che si facevano dei grandi, delle grandi ferite nella pianura, dei grandi canali, no? come il Canale delle Acque Alte, all'epoca chiamato ovviamente Canale Mussolini, che eh, rappresentavano per il giovane paleontologo, archeologo preistorico, ovviamente, delle sezioni a cui guardare eh, per ricucire un po' la trama della storia pleistocenica del territorio intorno a Roma. Ed è così che arriva Circeo, eh, riscopre per la scienza le grotte che i locali conoscevano benissimo, che costellano tutto il versante verso il Tirreno del monte. E lungo la falesia del monte Circeo, tra queste tante grotte, lui incomincia a interessarsene a una in particolare, a cui dà il nome di Grotta d'Oroeglio, in onore di un famoso preistorico francese. Che lui conosceva molto bene, ed è proprio a Grotta Brue che, tra l'altro, si ambienta il mio incontro con il Neanderthal eh, nel libro. E, ed è eh, così, eh, muovendosi dalle parti del Monte Circeo, che avvisa anche i locali, eh, la gente del posto, che potrebbero pur fare qualche scoperta interessante. Di cui lui avrebbe avuto piacere di essere avvisato, è una scoperta molto interessante avviene un giorno del 1939 quando in una grotta appena riaperta per dei lavori sul fianco del monte, che riaprono una... Eh, risfondano il diaframma rappresentato da una frana che aveva occluso una grotta 50 60000 anni fa, bene, entrando all'interno di questa cavità rimasta vuota, per 60.000 anni, eh, il signor Guattari scopre eh, questo famoso cranio all'interno di un cosiddetto cerchio di pietre, che è eh, il rappresentante appunto questa volta di un'umanità tipicamente neandertaliana. Oggi sappiamo che tra i crani di sacco pastore che abbiamo citato prima e questo cranio passano almeno eh, 100, 150, forse anche più 1000 anni. E qua siamo di fronte a un tipico neandertal, un neandertal proprio doc, veramente caratteristico. Questo cranio ha tutte le caratteristiche che vedevamo una mezz'oretta fa, di fronte a quell'altro reperto neandertaliano quando descrivevamo la morfologia del cranio. E qui vedete appunto due personaggi che abbiamo incontrato nelle slide precedenti: Sergio Sergio e Alberto Carlo Blanca, che ne discutono alcune caratteristiche. Ehm... Oltre, oltre a quelle dei crani di Sacco Pastore che si intravedono dietro la manica della giacca del professor Sergi. I due non sapevano che molti anni dopo, cioè quest'anno, nel 2021, nel 2021, nei telegiornali della sera di un giorno di maggio, avremmo sentito parlare di nuove scoperte proprio lì a Grotta Guattari. Eh, nuovi importantissimi rinvenimenti che dobbiamo. Innanzitutto alla sovrintendenza archeologica, anzi, come si chiama adesso Belle Arti e Paesaggio, Archeologia Belle Arti e Paesaggio, poi province di Latine ehm, e, e Frosinone, e, che appunto hanno consentito di riportare alla luce molti, molti altri reperti neandertaliani proprio lì da Grotta Guattari, tra cui quel cranio senza volto che vedete sulla sinistra, ma anche un femore rosicchiato dalle iene, perché Grotta Guattari nelle ultime fasi della sua esistenza come grotta fu una tana di iene e così via. Quindi insomma da Grotta Guattari ne sapremo molto di più nei prossimi mesi ed anni. Molto anche sapremo, spero, e già sappiamo molto, da un'altra grotta che invece si trova... Parecchio più a sud nella nostra penisola, qui siamo dalle parti di Altamura, nell'Alta Murgia in Puglia, in provincia di Bari per la precisione, dove degli speleologi eh, del CARS, che è un gruppo locale di speleologi, eh, nel 1992 circa incontrano quello che loro chiamano un capovento, cioè muovendosi nel territorio brullo della Murgia, che vedete eh, ben rappresentato da questa slide. Scoprono che da una fessura nella roccia in terra esce fuori un getto d'aria fredda che denuncia la presenza di una grossa cavità sotterranea. E quindi lavorano per circa un anno, di fine settimana in fine settimana, per fare in modo che questo capovento diventi un pozzo attraverso il quale calarsi all'interno di questa attesa cavità carsica. Effettivamente vi arrivano, la scoprono, la incominciano a esplorare e muovendosi in, in varie diramazioni, nelle varie gallerie di questa di questa grotta, a qualcosa come sei metri e più di profondità. Ehm, dopo il superamento di alcuni passaggi speleologicamente non banali, eh, arrivano in quella che è stata enfaticamente ma ha ragione secondo me chiamata l'abside dell'uomo questo luogo un po magico dove eh, si trova un intero scheletro di un neandertal eh, si trovava nel 1993 quando gli speleologi del car lo scoprirono e si trova tuttora ehm, inglobato parzialmente inglobato un po incastrato tra le varie concrezioni di quella grotta eh, con tutta la sua spettacolarità. Insomma, Ma, al di là della spettacolarità e della storia, che è ancora da raccontare fino in fondo di come questo scheletro sia arrivato fin lì, quello che è importante qui è che siamo di fronte a uno scheletro di Omone andertalensis praticamente completo. Ed è un caso letteralmente unico nello scenario internazionale. È l'unico Neanderthal che abbia conservato praticamente tutte le sue ossa. E, e questo lo sappiamo dal fatto che già, già quello che si vede in questa, in questa foto che abbiamo visto forse tante volte, col cranio rovesciato, la mandibola, un femore in orizzontale, un paio di tibie sul lato sinistro, costole. In primo piano si vedono i, le parti diciamo, del, del bacino, no? le, le, le grandi ali dell'ileo. Bene, è uno e poi andando a guardare con la giusta strumentazione più sotto si scopre che sotto questo groviglio, questo, questo shanghai, come lo chiamo solitamente io di ossa, ci sono ossa più piccole, eh, quelle delle mani, dei piedi, alcune vertebre, tutte le vertebre con ogni probabilità. Insomma, veramente è un caso unico, non c'è né a Neanderthal né nei siti francesi né in vicino Oriente uno scheletro altrettanto completo di neandertal. E quindi è un reperto che deve assolutamente rappresentare un interesse primario per la ricerca paleoantropologica nel nostro paese e per chi si occupa anche della sua tutela e della sua conservazione, cioè per il Ministero della Cultura. Um, noi eh, non siamo entrati noi, nel senso io e i miei colleghi che ci occupiamo di questo scheletro da qualche anno, non siamo entrati in gioco sin dall'inizio, abbiamo avuto a che fare con l'uomo di Altamura, come viene solitamente chiamato, da una decina d'anni o poco più. E una delle prime cose che siamo, abbiamo potuto fare è avere l'autorizzazione al, al prelevo di un frammento, che è quello che si vede qui sulla sinistra, non so se, se la mia freccia è visibile o si vede qui nella foto che proviene da un vano incontaminato, potremmo così dire, della grotta. Eh, se torniamo alla slide precedente, si, si capisce che al di là di dove si trova il cranio, eh, in corrispondenza di queste fenditure più scure, eh, al di là c'è un piccolo vano, inaccessibile da un corpo umano, ma accessibile attraverso dei bracci mobili e telecomandati. E, mh, Ebbene, lì abbiamo potuto prelevare questo uh, frammento che, è, vedete qui sono un po' le scene del, 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 proprio del, di quel giorno del 2009 quando abbiamo fatto questo campionamento, eh, con le mascherine, ma non, non c'era ancora il Covid, sono mascherine dovute appunto a tutta una serie di cautele che abbiamo voluto utilizzare per contaminare il meno possibile questo reperto in quanto eh, uno degli obiettivi era proprio quello di esaminare il suo contenuto in termini di DNA. E all'epoca eh, si temeva molto la possibilità di una contaminazione. La paleogenetica e la paleogenomica sono molto, sono molto sviluppate da allora oggi, anche se sono passati soltanto una dozzina d'anni. Mm, e oggi forse non ci sarebbe forse neanche più tanto bisogno di tutte queste cautele, ma all'epoca era assolutamente indispensabile. E Insomma, sarebbe bene farlo tuttora. Bene, il reperto è venuto fuori e ha consentito oh, un salto di qualità nelle nostre conoscenze su, sull'uomo di Altamura, a cominciare da, da un'analisi quantitativa della, della forma di questo frammento che poi si è, essere, eh, si è rivelato come la porzione articolare di una scapola, ma anche appunto l'estrazione del DNA che c'è ed è un, neand, un DNA neandertaliano, tipicamente neandertaliano, anche se molto antico, e questo lo abbiamo capito sempre in quell'operazione che pubblichiamo più o meno nel 2015, ehm, perché appunto abbiamo potuto sulla calcite che copre l'osso eh, effettuare una serie di datazioni con una tecnica che si chiama uranio torio che hanno consentito di avvicinarci quanto più possibile all'osso stesso e quindi arrivare alla data più prossima alla data dell'osso e quindi alla data della deposizione dello scheletro e questo ci ha indicato una data più antica di 130.000 anni probabilmente non molto più di 200 per cui per il momento abbiamo una forchetta ampia tra 130 e 200.000 anni dal presente, che ci dice che comunque questo scheletro è un neanderthal arcaico, un po' come quelli di Sacco Pastore. E, e questo ha un corrispettivo nella morfologia, in particolare del cranio, che abbiamo potuto estrarre virtualmente, non avendo ancora avuto autorizzazioni a procedere con un'estrazione fisica di queste ossa, cosa che prima o poi andrà fatta anche per la loro conservazione, oltre che per il loro studio e per la loro valorizzazione. È un tesoro anche culturale, proprio. è un vero e proprio bene culturale preziosissimo per eh, Altamura, la Puglia, l'Italia, eh, quindi anche con i riflessi sul turismo, sull'economia locale. Bene, allora però intanto l'abbiamo estratto virtualmente perché eh, possiamo rilevarne la morfologia con metodi laser scanner o fotogrammetrici anteriormente. Ma da quel vano posteriore, da, da quello da cui abbiamo prelevato il frammento di scapola, è visibile anche l'altra parte del cranio, cioè la parte posteriore e basale. Vedete, questa è l'arcata mascellare, si vedono tutti i denti. E quindi abbiamo potuto in laboratorio poi ricomporre queste due metà digitali, queste nuvole di punti che avevamo acquisito in grotta, le abbiamo riproposte nel nostro computer e finalmente abbiamo avuto una stampa 3D del cranio dell'uomo di alta ora, ancorché coperta dalle sue concrezioni, eh, che stiamo appunto pubblicando, nel senso abbiamo un articolo ormai più che pronto per una pubblicazione su una rivista internazionale. Nel frattempo questo cranio estratto virtualmente dalla grotta è finito nelle mani abilissime di due migliori paleoartisti. Vi Mi ricordate, citavamo all'inizio questo, questo mestiere del paleoartista che combina competenze tecniche con competenze paleontologiche, morfologiche, ma anche con questa quota di capacità proprio artistica vera e propria. Che hanno appunto ricomposto un, su un corpo di Neanderthal qualunque, cioè è un Neandertal ma non è i dati che abbiamo potuto prendere in grotta, per il momento non sono così specifici per l'uomo di Altamura. È quindi il corpo di un Neanderthal, ma con il volto di quel Neanderthal, cioè il volto proprio del ricostruito sulle fattezze del cranio eh, che noi gli abbiamo potuto far eh, avere grazie al lavoro di, di estrazione virtuale. E, questo, e questa ricostruzione dell'uomo di Altamura la potete tranquillamente andare a visitare e guardarvi occhi negli occhi con questo, questa umanità kindred eh, lì giù ad Altamura nel Museo Nazionale Archeologico. In attesa che eh, un nostro progetto di ricerca che si è sviluppato nel corso dei tre anni scorsi arrivi a completare tutta una serie di pubblicazioni che abbiamo in programma e che appariranno, spero, sulle più importanti riviste internazionali su, e sui media nei prossimi mesi. E con questo io direi che ci siamo e vi ringrazio. Forse ci siamo trattenuti proprio eh, fino al limite quasi massimo del tempo che avevamo a disposizione, ma abbiamo parlato veramente di tante cose. Sì, assolutamente Giorgio, anzi grazie come al solito perché riesci a farci come dicevi tu all'inizio viaggiare nel tempo letteralmente e andare a, a, a immaginarci come potevano essere questi nostri uh, cugini estinti come, come li hai definiti il, il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto volevo solo mh, accennare due cose velocissimamente intanto un ringraziamento mio personale a te non solo per il racconto di questa sera ma anche per avermi potuto mh, mettere faccia a faccia con neanderthal Uh, ufficiale come lo chiami tu uh, volevo ricordare a tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando che il cranio di Sacco Pastore quello che uh, il professor Manzi ha citato prima è in questo momento esposto ed è uh, raro che, che, che è esposto quindi è un'occasione unica è in questo momento in esposto fa... al Palazzo delle Esposizioni a Roma uh, per, in una mostra che racconta proprio la scienza di Roma e uh, abbiamo avuto la fortuna eh, della collaborazione con, eh, con l'università e con il professor Manzi, quindi chi volesse vedere uno dei reperti più importanti della collezione paleontologica italiana sul Neanderthal può eh, andarlo a visitare ehm, al Palazzo delle Esposizioni. La seconda cosa invece è proprio una domanda che invece mi permetto di, di farti perché è un po' un pallino che io ho da, da un po' di tempo e eh, volevo un po' una tua opinione su questo. Perché una delle cose che mi ha sempre più affascinato quando si racconta questo fra virgolette, nuovo Neandertal, cioè questa specie, come la definivi tu, eh, simile ma diversa, è proprio la loro uh, cultura così, in certi sensi, uh, sbalorditiva e affine alla nostra. Mi vengono in mente uh, Brunichel, mi vengono in mente i siti in cui tu hai citato Fumane, o i siti spagnoli in cui si vedono queste forme di arte molto, molto... Uh, affascinanti. La domanda è la seguente, secondo te ci sono state quindi nelle due specie, sapiens e Neanderthal, due origini separate di questo, chiamiamolo, pensiero simbolico? Oppure in un qualche momento della storia, così come c'è stata un'iberdazione genetica che tu hai descritto, forse c'è stata anche un'iberdazione culturale, un'influenza di una delle due specie sull'altra che poi ha, eh, è sfociata in queste forme di arte, anche se diverse tra loro? Ma guarda, grazie, la domanda è interessantissima, ovviamente. Sì, appunto, quelli che prima abbiamo chiamato barlumi di pensiero simbolico da parte di Neanderthal potrebbero avere questa diversa origine, cioè un'origine, chiamiamola così, autoctona, e un'origine invece derivata dal contatto con i savants. Difatti, ci fu, soprattutto negli ultimi anni del secolo scorso, anni 80-90, eh, chi parlò ripetutamente di acculturazione si usava questo termine per indicare il fatto che i neanderthal vedendo ciò che facevano i cugini della grotta accanto per così dire ovviamente eh, hanno iniziato a produrre oggetti che non erano consoni nei loro, loro tra i loro manufatti litici chissà eh, potrebbero essere vere entrambe le cose eh, potrebbero essere vere entrambe le cose certamente eh, quella dello sviluppo proprio autoctono come l'abbiamo chiamato poco fa, cioè indipendente dalla presenza dei sapiens, sembra essere corroborato dalle datazioni di alcuni siti spettacolari, come quello che tu hai citato poco fa, Bruno Michel, eh, che è una grotta remota all'interno del sistema carsico, dove ci si arriva soltanto con delle torce accese. E ci si voleva andare apposta dove i Neandertal, e solo i Neanderthal possono averlo fatto perché all'epoca non abbiamo tracce della presenza di Homo sapiens sul territorio europeo. Eh, beh, hanno praticamente arredato, eh, letteralmente arredato, in modo architettonico complesso, eh, questa, questa cavità oppure altre tracce di eh, ocra, per esempio, no? su pareti di, di grotte, quindi forme, diciamo così, eh, di sulla morfologia. Bene, tutto questo è certamente precedente, insomma, eh, oh, certamente sai, è una parola che in scienza non si dovrebbe mai usare, è con ogni probabilità precedente a, alla presenza di popolazione di Homo sapiens su questo territorio, per cui eh, l'origine, come l'abbiamo chiamata poco fa, autoctona, è, è molto probabile, però non è da escludere che magari anche il contatto possa aver incrementato negli ultimi millenni eh, dell'esistenza dei Neanderthal, queste loro propensioni a, a, a qualcosa di simbolico o comunque di non utilitaristico. Grazie mille, infatti anch'io più o meno mi sono sempre chiesto se ci fosse questa ibridazione culturale oppure no, io vedo che il nostro tempo purtroppo è, è arrivato a, al termine, starei a, a chiacchierare con te ovviamente per un sacco di tempo in più uh, io ricordo che chiunque volesse approfondire ulteriormente queste tematiche, il libro che uh, Giorgio ha scritto si intitola L'ultimo Neanderthal racconta storie prima della storia ed è appena uscito per il mulino ed è proprio questo Insieme di racconti che noi abbiamo provato un po' stasera a riassumere in un tempo piuttosto, piuttosto stretto, ma che ovviamente sul, sul libro lo troverete molto, molto più approfondito. E eh, allora la sfida che possiamo raccogliere, Giorgio, dalla tua chiacchierata è: eh, rimanendo sul tema del festival, è vista quanta ricchezza di paleantropologia umana ci sia e in Neanderthal ci sia in Italia, è giusto che chi come noi si occupa di ehm, divulgazione scientifica, racconti eh, in modo più intenso e più pervasivo il fatto che il Neandertal più completo del mondo sia in Italia, per dirne una. Quindi quante ricchezze il nostro paese ancora, ancora conserva. Io ringrazio nuovamente il professor Manzi per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie lo staff uh, del Festival e ricordo i prossimi appuntamenti di Festival all'ultima serata questa sera, uh, sempre per, uh, per chiudere in bellezza il Festival delle Scienze. Grazie ancora, Giorgio.